Buona domenica all'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per raccontarvi quello che è successo questo pomeriggio nel campionato di Serie D, ovviamente girone F, che vedeva un derby, quello dei Marsi di Avezzano, tra Avezzano e Pineto, vittoria per la formazione di Amaolo 2-1, un pareggio invece per il Francavilla sul neutro di Vasto contro la San Giustese, pareggio anche per la Vastese a Recanati contro la Recanatese. Allora ne approfittano Matelica e Vispesaro. Matelica campione d'inverno con 41 punti. Ne parleremo questa sera e faremo vedere i servizi, le interviste, come al solito quando ci saranno episodi da Moviola li analizzeremo. Vado in redazione dove c'è, lo saluto anche questa sera, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao Jacopo, buonasera a tutti voi. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Andrea, io sì. Vado a presentare gli ospiti che insomma, questa sera è un parterre insomma, che noi ovviamente con due allenatori dentro faremo gli sparring partner, giustamente. Assolutamente sì. Io ho bei ricordi di tutte e due, uno perché insomma... qui a casa mia ha fatto faville, l'altro a Pescara è indimenticato, indimenticabile, ha fatto numeri straordinari, quindi annunciali tu. Federico Giampaolo, allenatore dell'Avezzano, buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Benvenuto nei nostri studi e ovviamente insieme a noi il nostro compagno di viaggio Fabio Montani. Ciao Fabio. Buonasera. Oggi addirittura sei stato a vederti i campioni d'inverno, il Matelica a San Marino. Sì. Peraltro il Matelica che affronterà l'Avezzano proprio la settimana prossima a Matelica. Poi ci dirai come hai visto la formazione di Tiozzo, che dunque si aggiudica il girone d'andata perché ha 4 punti di vantaggio sulla seconda, manca una sola giornata prima della fine del girone e ovviamente prima della sosta che poi ci riconsegnerà un campionato 2018. Vediamo i numeri della giornata di campionato partendo ovviamente dalla Serie A con Milan-Bologna che si deve giocare questa sera alle 20:45 con i risultati di quest'oggi che sono Chievo-Roma che si è giocata all'ora di pranzo, è finita 0-0, Cagliari-Sampdoria si era giocata ieri 2-2, Juventus-Inter anche questa partita giocata ieri 0-0, 0-0 tra Napoli e Fiorentina, il pareggio della SPAL è finita 2-2 tra SPAL ed Hellas Verona, 2-0 tra Udinese e Benevento, vittoria ancora per Massimo Oddo, sta vincendo il Sassuolo con il Crotone 2-1, Milan-Bologna alle 20:45, domani si gioca Lazio-Torino, Genoa-Atalanta sarebbe dovuta giocare domani, si gioca dopodomani perché per le condizioni avverse meteo che ci sono a Genova. Vediamo adesso la Serie D, girone F, ricordandovi che appena terminato il posticipo tra Bari e Palermo finita 0-3 per la formazione rosanero di Bruno Tedino, dunque nella super sfida di Serie B, vittoria senza attenuanti per la squadra palermitana, cade fragorosamente il Bari di Fabio Grosso. Questi risultati della 16ª giornata: Avezzano-Pineto 1-2, Campobasso-Vispesaro 1-2, Castelfidardo-Monticelli 1-2, Fabriano-San Nicolò 2-1, Francavilla-San Giustese 1-1, L'Aquila-Jesina 3-0, Nero Stellati 2-0, Recanatese Vastese 1-1, San Marino Matelica 0-2. Vediamo la classifica dopo 16 giornate di campionato. Matelica, come detto, campione d'inverno, 41 punti più 4 sulla Vispesaro, 37 punti, Vastese 34, Avezzano quarta forza del campionato 29, L'Aquila con il Pineto a 25, 24 il gruppo formato da Francavilla, San Giustese e Campobasso, a 22 punti il Castelfidardo, 21 punti il San Marino, 18 punti l'Agnonese, 17 la Jesina, 15 per il San Nicolò, 13 per il Fabriano Cerreto, 11 per Monticelli e Recanatese, 4 punti per il Nero Stellati Pratola. Quello che c'è da dire, e parliamo proprio a livello di statistica, iniziamo ovviamente già l'analisi, e inizio da Fabio Montani. Allora, mister, l'Avezzano si è fermata a 11 risultati utili consecutivi con la sconfitta di oggi. Sono 12 quelli della Vastese, sono 12 quelli del Pineto, cioè, ci sono delle squadre che nonostante tutto le nostre abruzzesi stanno facendo un grandissimo cammino, però il problema, se riproponiamo la classifica, è che le prime due vanno veramente ad una marcia
inarrestabile, anche difficile. Poi a un certo punto ci può stare che le nostre possano incappare in una giornata storta o semistorta. Guarda Jacopo, io credo che bisogna fare due distinzioni. E il discorso dei risultati utili consecutivi lascia un attimino il tempo che trova. In che senso? Sicuramente sono, portano nello spogliatoio tranquillità, serenità, ti fai lavori con un certo tipo di ambiente, però col discorso dei tre punti, se tu in questa serie incappi in un numero di pareggi un pochettino superiori al normale, non è che col punto tu riesci a fare chissà cosa. E poi c'è da dire che queste squadre che hanno inanellato questi risultati utili consecutivi sono tutte squadre attrezzate in maniera importante, che hanno fatto rose importanti per fare campionati sicuramente dalla parte sinistra della classifica. Al mister Giampaolo volevo chiedere invece, dopo 11 risultati utili consecutivi, è arrivato questo stop, parlavamo prima un po' a microfoni spenti, cioè, insomma sei rimasto un po' deluso dal primo tempo della tua squadra, probabilmente ti aspettavi qualcosina in più dal punto di vista dell'impatto sulla partita della Vezzana. Sì, non è stato un primo tempo all'altezza della situazione, anche perché la mia squadra stava viaggiando molto bene, nel senso che nelle ultime quattro partite avevamo fatto quattro vittorie facendo 13 gol e subendone uno, per cui ci è molto dispiaciuta questa sconfitta, sinceramente non ce l'aspettavamo, no? Però questo sta a significare che questo campionato è molto competitivo, infatti sia il Materi che la Vispesero, ma anche la stessa Vastese. È importante, secondo me, non perdere, no? Avere sempre questa continuità. L'Avezzano, sì, il primo tempo non è stato, secondo me, è stato un po' compassato, ma forse anche merito del Pineto, che è una squadra molto scorbutica, che è difficile affrontarla perché non ti fa giocare, le linee sempre strette, raddoppi sempre con i tempi giusti, per cui lì dovevamo essere un pochino più bravi a far girare la palla in modo più veloce, a scardinare un po' le loro linee difensive. Però poi, ripeto, va dato merito al Pineto, che ha interpretato questa partita in modo giusto. Noi il secondo tempo siamo stati bravi, secondo me alla fine poteva anche esserci un pareggio per le tante occasioni che abbiamo costruito. Te la facciamo rivedere subito la partita. Il Pineto vince ad Avezzano, 2-1, servizio. Avezzano-Pineto è il derby d'Abruzzo, insaporito in settimana dal ritorno in bianco-verde di Michele Bisegna, assente oggi per squalifica ma che probabilmente non sarebbe comunque stato del match. Giampaolo senza Persia, squalificato, tatticamente non cambia nulla rispetto alle scorse uscite. 4-4-2 con D'Ambrosio a centrocampo accanto a Bianciardi, Cerone e Dos Santos a martellare la retroguardia avversaria. Amaulo Aldeimarsi col 4-3-3 per giocarsela, non firmo per un pareggio ha dichiarato e col seno del poi ha fatto bene. La prima conclusione a rete al quarto è del Pineto. Tomassini riceve al limite, prova il rasoterra, Lombardi in presa diretta. Risposta Avezzano all'ottavo, Deramo si accentra e la mette a giro nell'angolino, ci arriva Giacchetta. Al quarto d'ora si fa vedere il Pineto, disattenzione casalinga, provvidenziale sbardella a liberare l'area. La replica di Bianciardi al ventunesimo non inquadra lo specchio. È il Pineto allora a salire in cattedra, al ventiquattresimo la sblocca, Tomassini, azione da copione, palla al limite, rasoterra di precisione. Decisione che si infila nell'angolino alla destra di Lombardi. 1-0 biancazzurro, spalti ammutoliti. Si riparte da questa botta di prima intenzione di Bianciardi al minuto 28. La sfera schizza sopra la traversa. L'Avezzano fatica a fare gioco negli ultimi 30 metri. Il Pineto si chiude bene e rischia poco o nulla. Attenzione però al 35esimo, Cerone suggerisce il taglio tra le linee, servizio in profondità, conclusione sul secondo palo, palla di poco al di là del legno. Non succede più nulla dopo un minuto di recupero. Il direttore di gara spedisce le due squadre all'intervallo. Alla ripresa Giampaolo cambia qualcosa, D'Ambrosio resta nello spogliatoio. Pollino in campo dal primo minuto, l'esterno si mette largo sulla sinistra. Deramo scala al centro, accanto a Bianciardi. Al quinto si complica la vita Pomante, Pollino pronto ad approfittarne. Buono il ritorno del difensore del Pineto. E sul calcio d'angolo che ne scaturisce, proprio Pollino a raccogliere la battuta di prima intenzione. Giacchetta dice di no. Doppio cambio al 14esimo, uno per parte. Nell'Avezzano
Cerone fuori, un acciaccato Cerone dentro a Catullo. Amao lo richiama Di Renzo, al suo posto Zane. L'occasione più pericolosa di giornata per i padroni di casa arriva al quarto d'ora. Pellecchia in area, cerca e trova il varco per il destro sul primo palo. Giacchetta la mette in angolo. Al ventesimo, sul buon momento avezzanese, arriva la rete del 2-0. Cross morbido dal fondo, Cercelluti tutto solo è libero di schiacciare. Palla in rete, raddoppio della banda adriatica. Giampaolo si mette a tre dentro Priorelli a dare peso al reparto d'attacco. Al ventitreesimo è ancora il Pineto a far paura. Pezzotti a tu per tu con Lombardi, prova il tocco morbido, nulla di fatto. Replica casalinga al ventiseiesimo sulla battuta del corner. Menna stacca nella mischia, ma non riesce a indirizzarla nello specchio. Contropiede Pineto al ventottesimo, Farias lanciato a rete. Menna si rifugia in corner. Al trentatreesimo calcio di punizione, Dos Santos sulla barriera. L'Avezzano resta in attacco e chiude il Pineto nella propria area di rigore. Menna intuisce il movimento, si inserisce sulla sinistra e calcia a botta sicura. Si salva Giacchetta. Il portiere adriatico non può nulla però sulla conclusione di Pellecchia. 2-1, l'Avezzano accorcia il passivo a 10 dalla fine. Al 36esimo è sempre Pellecchia a rendersi pericoloso. Si mette in proprio e dà limite la piazza a giro. Sfera di poco alta sopra la traversa. Il Pineto non demorde, al 40esimo esce di un niente e il rasoterra incrociare di Pezzotti. Partita bellissima sul piano del gioco, sul capovolgimento di fronte. Bianciardi nella mischia ad angolo, stacca di testa, palla centrale su Giacchetta. Pineto assediato nel finale, si giocano 5 minuti di recupero. Incredibile, al 47esimo Pellecchia per Priorelli che incrocia sul secondo palo. La palla sfila davanti lo specchio, Dos Santos non ci mette il piede e l'azione si conclude sul fondo. E allora si chiude qua, il Pineto strappa i 3 punti al Dei Marsi al termine di una prestazione cinica e concentrata. Si ferma la marcia inarrestabile dell'Avezzano Calcio, battuta d'arresto alla vigilia della trasferta di Matelica. In fondo non si può sempre vincere, anche dalle parti di via Ferrara sono dei terrestri. Eh sì, anche ad Avezzano ci sono dei terrestri, perché insomma lo ricordiamo, erano nelle ultime 11 partite, se non erro, 8 vittorie e 3 pareggi, se non vado errato, 3 pareggi con Nerostellati, Francavilla e L'Aquila, e poi tutte vittorie. Insomma è un passo falso che ci può stare, però poteva non starci, perché adesso abbiamo rivisto anche le ultime occasioni. Sì, ripeto, potevano starci, perché poi il secondo tempo la squadra ha espresso un buon calcio. È vero che abbiamo un po' subito le ripartenze del Pineto, però se avessimo avuto un pochino più di lucidità sotto porta, la partita poteva finire in parità. Però, ripeto, questa è una squadra giovane, la nostra è una fase di crescita che non deve assolutamente penalizzare questa sconfitta, perché questi ragazzi stanno facendo delle cose incredibili. È normale che la sconfitta fa male in casa, però, ripeto, il campionato è lungo, abbiamo la possibilità e il dovere di ripartire con grande forza e con grande entusiasmo. Oggi mancava Persia per squalifica, non avevi a disposizione Di Curzio, che poteva essere un'alternativa davanti, e è entrato in corso d'opera Priorelli, hai messo anche Pollino ad inizio ripresa. Insomma, mancava qualcosa a questa squadra. Oggi. Ma normale che Persia sta attraversando uno stato di forma eccezionale, no? Un giocatore che fa benissimo tutte e due le fasi. A personalità. Eccolo qua, Persia troppo importante, commentalo Jacopo, ne stavo proprio parlando. Sì, è un giocatore che per noi è fondamentale, ma a prescindere da Persia, voglio dire, oggi la squadra è uscita fuori nel secondo tempo, no? Avendo anche parecchie occasioni, ripeto, dovevamo essere un pochino più cinici. Loro sono stati bravi a limitarci, a non farci giocare, perché è una squadra scorbutica da affrontare, una squadra difficile, però va dato merito, perché sicuramente il Pineto l'ha interpretata nel migliore dei modi. Rivedendo le immagini, chiedo a Fabio Montani, insomma, che idea si è fatto di questa partita. È chiaro che non si può andare sempre a 200 all'ora da parte dell'Avezzano, però diamo anche merito al Pineto, che è andato su un campo molto complicato, forse il più difficile in questo momento oltre Matelica, il più difficile, è andato a fare una partita intelligente. Dalle immagini si vede che è stata una bella partita, capovolgimento di fronte da ambo le parti, azioni da gol a destra e a sinistra. Probabilmente il Neo, la sfortuna, diciamo, che l'Avezzano ha dovuto subire il gol, andando in svantaggio. Io ho visto il Pineto più di una volta e sono d'accordo col mister. Infatti, se tu ricordi, domenica scorsa l'ho detto, è una squadra, sì, che
ti fa giocare male. È una squadra che poi se va in vantaggio è ancora più complicata. E andando in vantaggio, siccome ha giocatori importanti, ha giocatori forti, di qualità, poi diventa veramente molto molto difficile. Nonostante tutto, dalle immagini che vedo, sembra che l'Avezzano abbia avuto parecchie volte la palla del gol, ma anche loro in contropiede, e ovviamente con il tipo di gioco che hanno, loro giocano molto sulla seconda palla, sì. Nelle ripartenze ti possono far male. Però dalle immagini si vede che sicuramente il pubblico si è divertito. Certo. Arrivano tanti messaggi per Federico Giampaolo, come è normale che sia. Ti chiedono, mister, se il mercato è chiuso per l'Avezzano oppure no. Ma noi abbiamo preso adesso giocatori importanti, tipo Bisegna, Di Curzio. Secondo me abbiamo bisogno di un centrocampista lì, perché... toccando ferro, se si dovesse far male Bianciardi, non abbiamo un sostituto all'altezza, per cui io penso che il presidente si sta già muovendo. Abbiamo intenzione di prendere Kras, un giocatore che io conosco benissimo, che ci può dare una grossa mano. Vediamo, il mercato chiude il 15 dicembre se non sbaglio, per cui abbiamo bisogno, ecco, di un giocatore che ci possa dare un'alternativa, anche perché il campionato è lungo, è normale che un appannamento di qualche giocatore ci sia. Kras, giocatore del Capistrello. Capistrello. Prima ci scriveva un altro tifoso dell'Avezzano che tu, mister, avevi dichiarato le prossime due partite saranno fondamentali per capire di che pasta è fatta l'Avezzano. Immagino che si riferisca a questa partita contro il Pineto e la prossima che chiude il girone d'andata. Adesso sarà contro la prima della classe, però possiamo fare un po' un piccolo bilancio dal tuo arrivo in poi, perché abbiamo sempre detto bisogna dare il tempo a Federico Giampaolo. Da ottobre, più o meno con i tempi, si vedrà probabilmente l'Avezzano di Giampaolo, e poi si è visto. Puoi fare un piccolo bilancio? Ma l'ho detto tante volte. Io quando sono arrivato ho trovato una squadra che era un po' destabilizzata sia psicologicamente ma anche fisicamente, no? Due cambi di allenatore, per cui la squadra aveva bisogno di stabilità. La mia priorità era quella di portare tutti a un livello fisico, diciamo così, di tutta la squadra in modo eccellente, e avevo bisogno di tempo. Una volta che abbiamo raggiunto questo obiettivo, poi la squadra ha iniziato a fare punti, a giocare bene. Infatti l'ultima sconfitta è stata contro la Vispesaro 2-1, ma poi da lì abbiamo veramente iniziato a giocare, abbiamo inanellato 11 risultati consecutivi, per cui la squadra ha avuto un crescendo formidabile, no? Questo grazie anche alla disponibilità dei giocatori, alla loro professionalità. E abbiamo fatto un percorso veramente notevole sotto tutti i punti di vista. Io sono molto soddisfatto perché hanno aggiornato una giornata dalla fine del campionato di andata, l'Avezzano, che era nelle ultime posizioni, è riuscito a raggiungere una zona importante come quella dei playoff. Siamo ancora quarti nonostante questa sconfitta con il Pineto, per cui l'obiettivo primario della società era quello di raggiungere al più presto la zona playoff. Ci siamo, l'abbiamo dimostrato facendo anche delle ottime prestazioni. È normale che adesso ci aspetta un campionato di ritorno dove dobbiamo essere bravi a ripetere, diciamo così, tutte le cose positive che abbiamo fatto nel giro di andata. Prima di scendere negli spogliatoi, poi sentiremo anche le parole di Sbardella e di Daniele Amaolo, l'allenatore del Pineto. Un paio di considerazioni. Mister, sul secondo gol del Pineto troppi spazi intanto. Ma lì, quando devi recuperare la partita mettendoci una difesa a tre, è normale che puoi concedere qualcosa, no? Però devo dire che il secondo tempo la mia squadra ha fatto una grande partita, una grande prestazione. Concedi qualcosa, ma lo devi mettere in preventivo, però la partita la dovevamo riacciuffare. Siamo stati solo, ripeto, poco cinici e poco precisi nelle conclusioni offensive. In questo, allora, Montani, se qualche società decidesse di prenderlo, fa ancora l'opinionista la domenica sera? No, ma noi glielo auguriamo, ma non perché a noi ci fa piacere che venga qui tutte le domeniche, ma ovviamente gli auguriamo. Che qualche società invece possa puntare su un allenatore bravo, preparato come Fabio Montani. Prima di scendere gli spogliatoi, a Federico Giampaolo chiedo: ma in questo Avezzano Branicchi proprio non ci poteva stare?
No, Bramicki è un giocatore, è un bel giocatore, è un professionista, è uno che fa molto gruppo. È normale che quando poi la squadra ha iniziato a giocare bene abbiamo trovato un certo equilibrio, per cui doveva fare la staffetta con Cerone. Io ho provato anche a giocare con un 3-4-1-2 mettendo appunto qualità lì davanti. Però sai benissimo che quando la squadra poi raggiunge dei risultati importanti, dà una certa continuità, è giusto che si vada avanti per quel tipo di modulo. Lui era un giocatore importante, ha avuto le sue occasioni, spero appunto che possa fare bene, che è andato alla Pro Sesto, però ho un bellissimo ricordo perché è un professionista serio. Anche quando non giocava era sempre lì a spronare la squadra, non si è mai lamentato e di conseguenza sono giocatori che fanno crescere in modo positivo tutto il gruppo. Scendiamo negli spogliatoi adesso, ci andiamo ad ascoltare le voci del dopogara, Sbardella per l'Avezzano e Amaolo, ovviamente l'allenatore del Pineto. Vediamo. Purtroppo abbiamo subito due gol che erano evitabili. La partita per loro si è incanalata subito su un binario, diciamo, che pure per le loro caratteristiche andava dalla loro parte, perché comunque le caratteristiche del Pineto le conoscevamo. A noi dispiace non aver espresso, diciamo, quella solida cattiveria che ci ha contraddistinto nel primo tempo, ma la partita è sempre stata fatta da noi, anche nel primo tempo, che è vero, magari con un pizzico in meno, ma ha senso unico. E adesso bisognerà riscattarsi forse nella trasferta più complicata di questa stagione, quella di Matelica. Ma noi siamo dispiaciuti, ma siamo sereni, perché nel senso la strada l'abbiamo trovata e continueremo a percorrere quella, che sicuramente ci porterà a risultare. Il campionato comunque è lungo, noi non facciamo la corsa su nessuno ma su noi stessi. Mister, complimenti, una vittoria intelligente come la prestazione dei ragazzi in campo. Sì, dobbiamo fare più che intelligente una grande partita di sacrificio e di interpretazione. Avevo chiesto ai ragazzi prima di affrontare l'Avezzano, avevo spiegato un po' la propria forza, come dovevamo interpretare la partita. I ragazzi l'hanno fatto alla lettera e abbiamo limitato l'Avezzano nei propri punti di forza. Siamo stati aggressivi, siamo ripartiti, abbiamo fatto due gol, ne potevamo fare qualcuno in più, qualcosina abbiamo sofferto, per era inevitabile ad Avezzano non subire qualche situazione favorevole, però se analizziamo i 90 minuti sicuramente la vittoria è meritata. Avrebbe firmato per un pari prima della partita? Ma io non firmo mai per un pareggio. Avevo detto che anche oggi, se sulla carta partiamo un po' svantaggiati visto le sei assenze che avevamo dall'inizio, iniziando la partita con sei under, con un esordiente, un 2000 dal primo minuto in campo, avevo detto che nel campo del calcio non c'è niente di impossibile, bisogna crederci e lottare. Però non te lo regala niente, nessuno, te lo devi andare a prendere, noi ce lo siamo andati a prendere questa vittoria. Complimenti al Pineto per la vittoria del derby. Prima di andare a vedere il servizio della Vastese, che sarà il secondo, io volevo fare un altro paio di domande a Federico Giampaolo e gli volevo chiedere, faremo un grande giro di ritorno, intanto ci scrivono da casa, siete in tantissimi che ci state scrivendo, grazie davvero, che ci seguite sempre con particolare attenzione, noi vi ringraziamo. Dopo la partita finita 0-0 col Nero Stellati, un po' il timore di essere già al capolinea, Federico Giampaolo, l'ha avuto? Ma ti dirò la verità, no, perché io la squadra la vedo in allenamento, e quando ho dei ragazzi che si allenano al massimo delle proprie possibilità, alla fine i risultati pagano. È normale, con quella partita lì con i Nero Stellati, mi ricordo che facemmo una partita dove avemmo parecchie occasioni da gol, però non le abbiamo concretizzate, però la squadra già lì iniziava ad avere una propria identità, aveva bisogno di tempo. Ricordiamoci che questa squadra è completamente nuova, nel senso che è stata cambiata tutta dal presidente, tranne Menna e Deramo, per cui avevo delle sensazioni positive. Infatti, dopo il pareggio con i Nero Stellati, la squadra ha iniziato a giocare, a fare risultato, ad avere una certa consapevolezza dei propri mezzi. Io chiedo a Fabio Montani, che oggi ha visto San Marino
Matelica, visto che la settimana prossima ci sarà proprio Matelica Avezzano, se vuole dare qualche indicazione, ovviamente tra abruzzesi è giusto anche darsi una mano, qualche indicazione su quelli che possono essere i punti di forza, tanti del Matelica, punti di debolezza un po' di meno, però qualche indicazione su che squadra andranno ad affrontare. Io credo che il mister non abbia bisogno di nessun tipo di... No, vabbè, sì. che squadra hai visto oggi? Insomma? Ho visto una squadra forte, d'altronde la classifica parla chiaro, e sei a fine girone di andata, quasi manca una partita, quasi sei al giro di boa, e hanno avuto un ruolino di marcia impressionante. È la seconda volta che la vedo, l'ho vista all'inizio della stagione, adesso è alla fine, e l'ho vista ancora più tosta, squadra molto solida, gioca a calcio, e grande personalità, giocatori strutturati e di qualità, e gioca una squadra importante. Io personalmente qualche neo l'ho visto. Quali? Perché il San Marino a 20 minuti della fine era 0-0. Sì. Quindi, e la giocata, la grande, la giocata facendo una partita tosta, e con qualità, non facendo le barricate, giocando a calcio tutte e due. È chiaro che poi il peso dei giocatori da ambo le parti faceva un po' la differenza, perché Magrassi è un giocatore, e qui dico quale forse potrebbe essere, se gli offri un po' di profondità è devastante. Certo. Chiaro che se tu vai a giocare di là, le vai a prendere alti, devi andare a salire con la tua difesa, inevitabilmente offri la profondità. È chiaro che devi stare attento, perché loro poi hanno qualità, si liberano, hanno due centrali che giocano a calcio e sanno fare la fase difensiva in maniera energica, ma giocano a calcio. Due mediani in mezzo al campo che la fanno girare. Squadra forte che... però secondo me non imbattibili, perché erano sull'1-0 a favore loro, il San Marino ha preso un paro di testa, poteva fare pari a 10 minuti alla fine, il 2-0 l'ha fatto quasi al 90esimo, sì. Magrassi, quindi una partita che il San Marino non meritava secondo me di perdere. Assolutamente. Andrea, io vengo da te, se volevi fare qualche considerazione rispetto alla gara che abbiamo visto e rispetto al cammino delle due squadre, perché... i risultati utili consecutivi per l'Avezzano si fermano, ma i biancoverdi rimangono quarti, diventano 12 per il Pineto, che probabilmente stiamo un po' sottovalutando, ma 12 risultati utili consecutivi non si fanno dalla sera alla mattina. No, però ci sono dentro tanti pareggi, tu sai bene quanto, però... tu sai bene quanto, ecco, anche parlando in redazione, quanto pensavo che oggi il Pineto potesse fare una partita importante. Io penso che proprio affrontare l'Avezzano era la cosa migliore oggi per il Pineto, ed era la cosa peggiore per l'Avezzano affrontare il Pineto, perché l'Avezzano è una squadra che si propone e che ti lascia giocare. Il Pineto invece è una squadra che è molto brava a non far giocare gli avversari. Probabilmente il Pineto potrà competere per le alte sfere di questo campionato quando farà un ulteriore salto di qualità. Per ora è una squadra formidabile quando affronta squadre come quelle di alta classifica, come l'Avezzano, perché ti lascia giocare molto poco, è scorbutica, e poi sa anche colpire, perché non è una squadra che rinuncia totalmente. Magari quando recupero palla altissima e sì, va subito a quando deve posto. Essere il Pineto a fare la partita, il Pineto deve fare una partita di responsabilità, una partita nella quale deve proporre. Lì magari va in difficoltà, lì pecca, lì si sente la mancanza di un centravanti di categoria, si sente la mancanza di un creatore di gioco come poteva essere il Bisegna che c'era prima ma non ha incantato, o il Napolano che non si è visto quasi mai a Pineto, lì nascono i problemi. Perché poi degli elementi individualmente forti ci sono, su tutti ad esempio Pezzotti, ma c'è in difesa chiaramente Pomante, c'è Zane, ci sono under fortissimi come Ciarceluti che oggi è andato in gol. E ripeto, per l'Avezzano oggi non c'è la peggior squadra che affrontare il Pineto, però siccome Giampaolo ha più volte elogiato l'aspetto mentale di questa squadra, che non ha saputo mai accontentarsi, ma ha saputo sempre migliorarsi in queste partite. Questa è un'altra prova, perché ora l'Avezzano deve dimostrare di essere ancora mentalmente forte, rialzandosi da una sconfitta che fa male, perché interrompe un magic moment, e deve andarsi a giocare con una squadra come il Matelica. Per le caratteristiche che l'Avezzano, io penso che la squadra di Giampaolo, la Matelica farà una gran bella partita. Non so se la vincerà, perché il Matelica
è fortissimo, però penso che se l'Avezzano si rialza e gioca come ha fatto negli ultimi tempi, farà una grande gara a Materica. Per il Pineto, occhio, che la gara con la Recanatese può essere una gara trappola, anche perché la Recanatese con i rinforzi oggi ha dimostrato di essere salita di livello. Se il Pineto fa questo salto di qualità, magari lotta, non dico per vincere il campionato, ma per le alte sfere dei playoff. Assolutamente, poi parleremo anche di mercato, ma chiedo a Fabio Montani, che l'ha visto, siccome ce lo chiedono da casa, se per noi in studio, io non ho mai visto giocare dal vivo, il San Marino è la delusione? Può essere considerata una delusione di questo torneo, Fabio? Io questo non lo so, io l'ho vista oggi ed è la prima volta che lo vedo e mi ha fatto una buonissima impressione. Secondo me, mi sembra abbia 21 punti, non so le altre partite, ma oggi mi ha fatto una grande impressione al cospetto di una squadra fortissima, quindi secondo me è una squadra che può ambire a fare qualcosa di molto meglio dei 21 punti. Non so adesso, prima magari se è partita tardi in preparazione, se ha avuto dei problemi nella costruzione della squadra, ma domenica scorsa ha giocato Pestrina avanti alla difesa, che oggi era in panchina, e ha giocato un altro giocatore, mi sembra Giacchetta, una cosa del genere, non adesso c'ho la distinta in macchina, giocatore importante, veramente di qualità. Secondo me è una buonissima squadra. Assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo dalla classifica, ci fermiamo per il primo break, non cambiate canale perché al rientro avremo Recanatese Vastese. A tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo adesso al Nicola Tubaldi di Recanati, è finita 1-1 tra Recanatese e Vastese, il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti. Domina per lunghi tratti di gara, ma alla fine la Vastese è costretta ad accontentarsi della divisione della posta al Nicola Tubaldi di Recanati. In terra marchigiana finisce 1-1 la sfida con la squadra di Alessandrini, che con gli ultimi rinforzi di mercato è così riuscita a sbarrare la strada a Fiore e compagni, meno concreti rispetto alle precedenti esibizioni, ma pur sempre brillanti e propositivi. Alla fine però la vittoria non è arrivata, con il secondo posto che si allontana dopo il successo della Vispesaro a Campobasso. Recriminazioni in casa leopardiana per un gol annullato a Pera per un fuorigioco apparso molto dubbio. La Recanatese, completamente rinnovata in questo mercato, presenta in campo anche gli ultimi arrivati Pera e Falomi, il secondo ex Pescara. Per gli aragonesi la formazione è quella tipo, con Viscardi titolare in difesa e Bagaglini in panchina. Sugli spalti circa 300 spettatori, con il settore ospiti chiuso per decisione della prefettura di Macerata. Si comincia in un pomeriggio freddo e nuvoloso, avvio che vede al quinto Bittai approfittare di un errore in disimpegno di Olivieri con la conclusione di un soffio al lato dell'avanti aragonese. La risposta dei locali arriva all'ottavo con un tiro alto di Pera dall'interno dell'area di rigore. Al decimo però i locali passano in vantaggio grazie a Falomi, che sul cross di Pera sotto rete non sbaglia. Neanche il tempo di esultare, che la Vastese pareggia con un gran gol dalla distanza di Pizzutelli, che dopo 60 secondi rimette la gara sui binari della perfetta parità. Match subito frizzante con la squadra di Gianluca Colavitto, che si rivede al quarto d'ora con una punizione centrale di Fiore che Stefanelli para senza problemi. Gli abruzzesi fanno la partita, ma al diciottesimo ci vuole un vero e proprio miracolo di Camerlengo su tiro a botta sicura di Nodari. La gara è aperta, al ventiduesimo è Viscardi di testa su punizione calciata da Nicola Fiore ad incornare di un soffio al lato. La partita si mantiene equilibrata con diversi capovolgimenti di fronte. Al 35esimo ci riprova De Feo, e sempre dalla distanza, con la mira questa volta non delle migliori. Dopo due minuti tocca invece a Leonetti concludere debolmente in aria fra le braccia di Stefanelli. Secondo tempo con gli stessi 22 di inizio gara in campo, le prime fasi di ripresa non regalano grandi emozioni, con gli abruzzesi a spingere però con maggiore decisione. Al 12esimo un errore della difesa aragonese per poco non costa caro, con Viscardi che poi va salvare alla disperata su Pera al momento della conclusione dell'avanti marchigiano. Al 15esimo esordio stagionale nella Vastese per Cherillo, che prende il posto di Bittaie. Al 18esimo proprio l'ex Portici di testa va a colpire un palo clamoroso con Stefanelli, che sembra battuto. Cresce la pressione dei biancorossi, che però rischiano al 24esimo con un colpo di testa di Nodari, che trova però la pronta respinta di Camerlengo, che blocca proprio sulla linea di porta. Al 25esimo è clamorosa poi l'occasione che capita invece sui piedi di Stivaletta, che calcia incredibilmente però al lato. Al 26esimo i locali trovano con
con Pera, il gol del 2-1 che viene annullato per fuorigioco dell'ex giocatore del Matelica, decisione che scatena le proteste dei padroni di casa. Le due squadre non si accontentano e spingono alla ricerca della vittoria. Al 36esimo si rivede la squadra abruzzese con Stivaletta che mette ancora a lato. Nel finale di match i ragazzi del presidente Bolami si rivedono con un tiro fuori di De Feo e poi il recupero con 2 minuti di overtime in cui non accade più nulla, e da domani in casa biancorossa si inizierà a pensare al derby di domenica prossima all'Aragona con l'Aquila. Ma da quello che mi dicono, sia il gol che il colpo di testa potevano essere delle reti. È normale che queste sono partite, soprattutto nella nostra posizione, che si gioca anche sugli episodi, perché come hai detto tu abbiamo giocato contro una compagine forte, ben allenata, ben organizzata, perciò non era facile, però ce la siamo giocata. È normale che ancora non c'è la giusta condizione, il giusto inserimento anche dei nuovi, ci dobbiamo conoscere un po', però insomma cominciamo ad avere un'idea di squadra dove tutti si aiutano, dove si lotta, si combatte, e probabilmente insomma se ci dava il gol che come sembra era valido, magari potevamo anche vincere. Una Vastese più che positiva, non riesce ad espugnare il Tubal di Recanati. Oggi con la Vitto possiamo dire che probabilmente la sua squadra è stata meno concreta del solito, aveva avuto 5-6 occasioni, anche un palo, ma non siete riusciti a segnare più di un gol. Ragazzi, comunque devo fare un plauso, perché hanno sviluppato tanto gioco e veramente per me che li alleno è un piacere allenarli. Dobbiamo mantenere questa umiltà e bisogna continuare così. Abbiamo concesso qualcosina in situazioni in uscita, perché comunque la squadra sviluppa sempre il gioco da dietro ed è normale che nell'arco dei 95 minuti puoi sbagliare un qualcosina negli appoggi, però la squadra mi è piaciuta in quanto ha saputo dare ampiezza, profondità, cioè i principi di tattica collettiva sono stati espressi alla massima potenza, e quindi questo per me è un motivo d'orgoglio, ecco. Esordi positivi per Tedesco e soprattutto per Cherillo, che dopo essere entrato in campo è andato a colpire un palo clamoroso di testa. Sì, sono ragazzi che si sono messi a disposizione e comunque lavorano per la causa, quindi Cherillo deve mettere minuti nelle gambe in quanto è venuto con un problemino e quindi me lo sta smaltendo, e quindi lo stesso Tedesco si è messo a disposizione. Comunque tutto a posto, tutto positivo. L'ultima battuta riguarda la mancata presenza di tifosi oggi al seguito della sua squadra. Hai toccato un tasto, sinceramente ci siamo rimasti male, perché è una squadra, la mia, veramente con una media di età molto bassa, e quando a quella componente, secondo me, anche di spensieratezza, di follia, che magari altre squadre non hanno, e con il supporto del pubblico oggi veramente secondo me ci poteva dare una mano, però avranno avuto le loro motivazioni per non farli venire, hanno sofferto da casa, ecco. Domenica ci sarà questo derby con l'Aquila, altra partita difficile con una squadra che con delle partenze importanti oggi è riuscita a vincere con grande facilità con la Jesina. Sì, è una squadra che stimiamo e che rispettiamo, quindi è sempre un derby, quindi sarà una partita veramente tosta, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. Queste le immagini, le voci di Recanatese Vastese. Alle mie spalle, prima di iniziare la discussione su questa partita, vedete la nostra diretta Facebook della trasmissione sulla nostra pagina TV6. In diretta potete seguire i nostri contenuti, li potete anche commentare. Noi vi ringraziamo per tutti quelli che ci seguono anche in quest'altra forma, in quest'altra possibilità, magari se siete fuori casa, se avete uno smartphone, un tablet in mano e volete, qualora vogliate seguirci, avete la possibilità di farlo grazie a questa modalità. Abbiamo visto le immagini di Recanatese Vastese, chiedo a Fabio Montani e poi anche a Federico Giampaolo, a cui dicono che alcuni calciatori dell'Avezzano sono già acciaccati, ma dopo ne parleremo. Fabio, hai sentito con la Vitto, si può essere anche soddisfatti anche solo dei concetti di gioco che sono stati sviluppati? È chiaro che un po' rode non riuscire a tenere il passo delle prime due, perdere 2 punti rispetto alle prime due, però un allenatore può essere comunque soddisfatto di aver visto in campo l'espressione dei concetti di gioco
della settimana? Assolutamente sì, perché la squadra ce l'ha sotto mano lui tutta la settimana, quindi lavorerà con un'idea, ci avrà i suoi metodi, i suoi principi di gioco e si aspetta che i suoi ragazzi poi la domenica facciano questo. Se lui ha parlato in questi termini, evidentemente vuol dire che oggi ha visto in campo una squadra che ha espresso quello che doveva esprimere, e a volte anche un pareggio, ma giocando in maniera importante può andare anche bene. Io vorrei sottolineare una cosa, che in questo momento, se voi avete sentito, la Recanatese ha fatto un mercato importante. Sarebbe stata la mia prossima domanda. La Recanatese oggi ha messo dentro Olivieri, ha messo dentro Pera, ha messo dentro Falomi. Mi sembra che abbia preso anche Lunardini. Quindi questo è un campionato, questa è una squadra che adesso l'hanno girata come un calzino e sarà ovviamente per tutte le squadre. Quindi adesso affronteranno queste squadre un girone completamente nuovo, con squadre rafforzate in tutti i reparti. Non c'è anche, poi ovviamente andremo ad analizzare anche quell'episodio di Damo Viola per la Recanatese, non c'è anche un pizzico di ingiustizia rispetto a quello che dicevi tu, nel senso che arriva la Vastese, gli tocca affrontare la Recanatese a mercato aperto, una squadra completamente diversa rispetto a due settimane fa? Magari due settimane prima e la Vastese vinceva senza problemi, non aveva comunque il problema di dover contenere i vari Falomi, i vari Pera. Cioè, questo mercato rivoluziona un po', ecco dove volevo arrivare, non rivoluziona un po' troppo, quasi stravolgendo alcune squadre e rimescolandosi in troppo i valori? Io penso di no, a parte che è una cosa che c'è sempre stata. Di solito nei campionati si sa che il girone di andata ha una storia, il girone di ritorno ne ha un'altra, e poi non credo che ci siano tante squadre che possano operare come ha operato adesso la Recanatese, perché insomma sappiamo tutti quanti che il momento non è dei migliori, siamo in D, quindi la Recanatese ha la possibilità di farlo, l'ha fatto, ma non tutti credo possano fare operazioni così importanti da stravolgere in maniera determinante come ha fatto la Recanatese con questi giocatori. Però è una cosa che c'è sempre stata, quindi non è una novità. Pare si guarda il mercato che ha fatto la Recanatese, mister, ma sono già acciaccati quelli del... No, non sono acciaccati. Stanno bene, i ragazzi, voglio dire, si allenano bene, stanno bene, per cui non hanno attualmente nessun problema. Ecco, la cosa che diciamo non è andata benissimo è stato il fatto di Ricurzio, che ha avuto questa contrattura che ci poteva essere utile. Avendo appunto una difesa molto solida, poteva fare a sportellate, poteva prendere qualche punizione. Però i ragazzi stanno bene, si allenano bene, sono motivati. Poi è normale, quando c'è una sconfitta si cerca sempre di trovare il pelo dell'uovo, ma certo, Noi non dobbiamo assolutamente pensare che questa sconfitta ci possa danneggiare e possa rompere degli equilibri, no? Può essere anche salutare, diciamo così, tra virgolette, perché adesso c'era questa consapevolezza, questa voglia che l'Avezzano doveva vincere tutte le partite, ma sappiamo benissimo che non è così, perché questo campionato è molto difficile, offre tante insidie, il percorso che stanno facendo questi ragazzi è da esaltare, da fargli complimenti, perché ripeto, non è facile, tutte le partite sono difficili, di conseguenza dobbiamo avere sempre la giusta mentalità, la giusta attenzione e soprattutto la giusta concentrazione, perché le insidie si trovano veramente dietro l'angolo. Ci hanno scritto, tornando sul discorso della Vastese, del gol di Manuel Pera, che noi abbiamo selezionato, quello annullato per fuorigioco. Ovviamente siamo sull'1-1 perché insomma i due gol sono arrivati subito, decimo e undicesimo. Allora andiamo a vedere l'azione da Moviola. Arriva la segnalazione di fuorigioco, della posizione di fuorigioco di Manuel Pera. Vediamo se c'è. Da casa ci hanno scritto che non c'era e anche Alessandrini si è un po' lamentato. C'è questo rinvio, Falomi tocca per Pera, gli vuole restituire di fatto il favore fattogli nel primo tempo, si alza la bandierina del primo assistente, posizione di fuorigioco. Adesso noi dobbiamo cercare di vedere qual è il momento in cui si parte il pallone dal giocatore della Recanatese. Eccolo qua, questo è il momento, ci dobbiamo tornare indietro ovviamente, altrimenti non riusciamo. Già è difficile così, poi
Allora, questo è il momento in cui, eccolo qua, questo è il momento da prendere, anche questo per l'utilizzo del VAR, il primo momento in cui cambia direzione il pallone dopo l'impatto con il pallone, eh? Abbiamo imparato anche questo, caro Paolo. Il primo frame, esattamente, stai diventando molto più televisivo di noi. Ascolto. Esatto, il primo frame del pallone quando dopo l'impatto comincia a cambiare il movimento. Quindi un frame, due frame indietro, Maurizio, dobbiamo tornare indietro per chiedere un giudizio. Un altro ancora? No, un altro ancora avanti. Eccolo qua. È fuori gioco? Una questione veramente di centimetri lì, perché con il corpo lui è avanti sicuramente rispetto alla linea difensiva della Vastese, però bisogna vedere lì con le gambe come è messo, difficilissimo da interpretare. A Fabio Montani? Sembra che la parte del tronco sia un pochettino al di là del centrale della Vastese. Da come si apre l'immagine mi sembra che poi l'esterno basso però c'ha una corsa che è indietro ai due blu che si vedono lì e per in mezzo. Sembra che l'esterno basso di sinistra sia più basso. Ah, sia addirittura ancora più basso. Quindi non credo che può tenerlo lui in gioco. Secondo me è proprio da prendere i due quello basso a destra e il centrale che dove è lui. Secondo me è stato bravissimo il guardalino perché là c'è mezzo busto che potrebbe stare. Andrea, prima di allargare l'immagine ti chiedo una sensazione su questa fotografia. No, poi non c'è dubbio che sia al di là. Io su questo, su quello che stiamo vedendo non ci sono dubbi. Bisogna vedere ora il giocatore che apparirà che sia al di là, cioè che sia fuori gioco? Sì, è fuori gioco, assolutamente. Rispetto a questi due difensori della Vastese che vediamo, lui è sicuramente più avanti, di poco con il busto, ma è più avanti. Dobbiamo poi verificare la posizione dell'altro difensore. Andiamo avanti e adesso dobbiamo ovviamente andare per intuito, perché quando si apre l'inquadratura esce un altro difensore della Vastese. Questo secondo voi era più basso, come dice Fabio Montani? Secondo me no. Secondo me no, perché vedendo poi il numero 3 è proprio delle immagini si vede che sta un pochino più indietro. Io dicevo più indietro. Ah, ecco, sì. Che non lo teneva che lo tiene in fuorigioco, che lo manda in fuorigioco. Esatto. Ah, ok, più alto. Esatto, più alto rispetto alla linea. Quindi secondo voi il gol è in fuorigioco? Secondo me sì. Ok. Anche secondo te, Andrea? Guarda, se ti dovessi dire una sensazione, probabilmente è fuori gioco, però non avendo l'immagine del terzino della Vastese al momento del lancio, un'indicazione più precisa non la si può dare. Sicuramente rispetto ai giocatori che si vedono al momento del tocco, Pera è al di là, di pochissimo, ma è al di là. E rispetto al terzino non si può dire. Io non so se hanno visto altre immagini. Alessandrini dice che rivedendo ha visto che la posizione era regolare, però se le immagini sono queste lui non può dirlo con certezza, come non possiamo dirlo noi. Assolutamente, è davvero difficilissimo. Allora, buonasera a tutti e soprattutto ai due mister. Volevo solo dire che non si può chiamare il sabato mattina alle 11:30 dicendomi che c'è la trasferta vietata, non ci sono parole. Ci scrive e noi lo salutiamo, il presidente della Vastese, Franco Bolami. Innanzitutto salutiamo il presidente Bolami. Alle 11:30 del sabato mattina, in effetti è una comunicazione che è arrivata anche a noi e poi i siti vari hanno rimbalzato. Eravamo, Andrea, già in tarda mattinata, addirittura eravamo proprio in fase di costruzione del pezzo di anteprima della Serie D e quindi diciamo che nel momento in cui è stato steso il mio audio, per esempio, noi non sapevamo che la trasferta era chiusa, quindi possiamo testimoniare a favore del presidente Bolami che è stata una comunicazione arrivata il sabato mattina, ieri mattina alle 11:30. Effettivamente io non so se ci fossero state in passato delle ruggini tra le due tifoserie, però insomma non ci è sembrato
Andrea, che potesse essere una partita a rischio Recanatese-Vastese? No, non se n'è avuta perlomeno contezza fino a sabato. Poi cioè, queste cose più o meno io sono stato a Recanati proprio a fare la partita dell'Avezzano in un ambiente assolutamente tranquillo. Davvero è stato un fulmine a ciel sereno a prendere questa decisione della questura di Macerata. Peraltro ci scrivono da casa, se ci fossero stati i tifosi della Vastese, e lo ha detto anche Colavitto, per una squadra giovane avere il supporto del pubblico, è vero mister, quando una squadra è particolarmente giovane, avere in trasferta, sentire di non essere da soli fa un po' la differenza? Ma sì, perché i tifosi sono fondamentali, quando c'è questo calore, questo supporto che danno alla squadra, soprattutto poi una squadra giovane, è normale che subentra quel quick in più che ti permette di fare una corsa in più, di avere più entusiasmo. Noi come Avezzano siamo molto contenti perché abbiamo riconquistato questa parte di pubblico, i tifosi sono molto, molto calorosi e si è creato questo feeling con la squadra straordinario, per cui è normale che avendoli al proprio fianco e sostenendoci nelle partite ti permette di avere questa alchimia particolare per disputare le partite. Peraltro ci fa sapere il nostro Paolo Renzetti che la motivazione è il gemellaggio della Recanatese con il Termoli, e dunque evidentemente tra Termoli e Vasto, che sono praticamente vicinissime, deve esserci qualche accredito, e dunque questo è stato il motivo, diciamo Andrea, una sorta di proprietà transitiva, ecco. Siccome tu sei gemellato con il Termoli, e allora siccome viene la Vastese, onde evitare problemi. Ecco. Io non commento questa cosa perché direi andrei un po' sopra quello che è il mio perfetto aplomb abituale. Quindi ti chiedo lascio perdere, perché se siamo la proprietà transitiva per il tifo, poi insomma parliamo di purtroppo poche centinaia di tifosi che sono da elogiare e devono dare colore e sostegno. Ma parliamo insomma di una manifestazione che penso si possa reggere anche in termine numerico. Poi vabbè, mi fermo qui, vorrei dire qualcos'altro ma ve lo dirò a telecamere spente che è meglio. Va bene, ti chiedo di mantenere il tuo aplomb. Sì. Sempre oggi, perché sono stato a Recanati 2 settimane fa e mi è capitato qualcosa, però poi ve lo dirò dopo. Va bene, oggi chissà se i tifosi della Vastese, che non potevano andare a Recanati, hanno seguito il Francavilla che giocava a Vasto. A proposito di gemellaggi, Francavilla e Vastese, anche qui c'è un gemellaggio. Pareggio per il Francavilla 1-1 contro la San Giustese. Vediamo il servizio firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Finisce 1-1 lo scontro con vista playoff tra Francavilla e San Giustese. Un pari tutto sommato giusto tra due squadre che continuano ad andare a braccetto in classifica. Iervese conferma la formazione che ha vinto contro la Vispesaro e ha la bella notizia di ritrovare Fofanà in panchina e poi in campo dopo un lungo infortunio. È un primo tempo però più a tinte rosso-blu in termini di occasioni da gol. Prima che la difesa del Francavilla prenda la misura, che dire, il classe 98 crea qualche pericolo dalle parti di spacca. Il primo arriva al sesto, quando proprio Chedira dalla sinistra lascia per Tascini, che però indirizza alto sulla traversa. Qualche istante dopo il giocatore marocchino prova ancora ad armare Tascini, con Spacca che riesce a sbrogliare in qualche modo. Il Francavilla alza poi il baricentro, fa possesso palla, ma Chiodini rimane spettatore. Anzi, è ancora San Giustese, poco dopo la mezz'ora, ed è ancora Chedira che spara al lato un assist di Moretti. L'unico vero squillo giallorosso del primo tempo arriva da un'azione sulla destra. Molenda cerca Galli che di un soffio non impatta con la sfera. Il pallone arriva poi comunque a Youssef che però non trova la porta. La ripresa si apre con una doppia occasione per il Francavilla. Galli prova con uno spiovente a beffare Chiodini che si rifugia in angolo. Dagli sviluppi del corner, prima Romeo e poi ancora Galli, non sono cinici abbastanza da mettere la sfera oltre la linea di porta. È ancora Francavilla al decimo, quando Galli vede l'inserimento di Milizia, ma Chiodini è bravo a chiudere sul giocatore giallorosso. Brivido poco più tardi per la squadra di Iervese. Tascini centra il palo dagli sviluppi di un calcio di punizione e poco dopo è ancora Tascini pericoloso in area, con un tiro però debole centrale, preda facile di Spacca. I giallorossi si spaventano forse del pericolo corso e si fanno rivedere in area solo la mezz'ora, quando Michiché finisce a terra, ma il direttore di gara decide di ammonirlo per simulazione. È un'incertezza difensiva a premiare però la San Giustese, che passa dopo la mezz'ora con Villa.
il Francavilla rischia la beffa e allora Iervese, priva di essere allontanato nel finale, si gioca la carta Fofanà. Ed è un'azione che inizia con Micciché, è proprio a Fofanà a servire l'assist per Palumbo che in scivolata pareggi i conti per i giallorossi. Nel recupero è ancora Palumbo a provarci, ma il tentativo finisce troppo alto, con i giallorossi che rischiano il KO su un'incursione di Khedira. E la traversa però a salvare spacca e a certificare il pareggio finale. Mister, finalmente Fofanà che ci ha messo lo zampino sul gol di Palumbo, perdere oggi sarebbe stata davvero un'ingiustizia. Sì, sono d'accordissimo, perdere oggi veramente era una beffa atroce, la squadra ha fatto una buonissima gara, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, nonostante avevamo di fronte una squadra molto bella, organizzata, che gioca bene al calcio, ma questo lo sapevamo, quindi l'avevamo preparata abbastanza bene. E abbiamo avuto diverse occasioni prima di prendere il gol, poi una piccola ingenuità difensiva, abbiamo rischiato veramente di rovinare il tutto, poi grazie anche all'ingresso di Fofanà, ma lo sapevo che per noi lui è un valore aggiunto, e siamo riusciti a riequilibrare il risultato e alla fine ci può anche stare, anche se un po' di rammarico ce l'abbiamo. I motivi del tuo allontanamento l'hai capiti? No, purtroppo no, forse il mio collaboratore ha protestato perché c'erano stati due o tre episodi un po' dubbi, però l'arbitro forse sono un po' simpatico, quindi ha cercato di allontanare, ma a parte gli scherzi ci può stare perché alla fine l'assistente ha detto questo. Andiamo avanti, mi dispiace perché sto diventando troppo cattivo, questa è la seconda espulsione, speriamo di fermarmi qui. Questa migrazione forzata quest'oggi quanto ha inciso sulla partita? Secondo me ha inciso anche per loro, perché loro sono due belle squadre, due squadre che giocano a calcio e il campo non è in perfette condizioni, però ecco, noi dobbiamo intanto ringraziare la Vastese per l'ospitalità, perché purtroppo sapevamo che nel campo nostro non potevamo giocare, però ecco, un campo un pochettino più, diciamo, più bello tra virgolette, ci poteva venire una partita ancora più bella, però ripeto, adesso è andata così, cerchiamo di guardare avanti, risultato positivo, prendiamolo come una cosa che ci dà continuità nei risultati, guardiamo in avanti con positività e sono convinto che con il rientro di Fofanà potremmo concretizzare meglio quello che costruiamo. Mister, un pareggio alla fine sostanzialmente giusto, anche se voi avete quel palo in più che grida un po' vendetta. Sì, quelli sono episodi, magari loro hanno avuto altre occasioni e potevano anche farlo loro il gol. La cosa più importante è che la squadra ha fatto un'ottima prestazione, tosta, decisa, senza mai mollare, cercando anche di fraseggiare contro un avversario forte fisicamente, forte tecnicamente e su un campo che non favoriva molto il fraseggio, ma noi ci siamo riusciti e abbiamo fatto una buonissima partita e sono soddisfatto. Certo, rimane un po' il rammarico del gol preso alla fine, però la squadra a me è piaciuta tantissimo oggi. Pareggio tra Francavilla e San Giustese, la buona notizia, intanto Francavilla e Vastese unite per sempre, ve l'abbiamo detto, due tifoserie che sono amiche da tanto tempo, la buona notizia è il rientro di Fofanà che insomma in Fofanà queste categorie... battuta? Sì. Non so, forse poi Agna ci dirà perché ha seguito le canadese Francavilla. Ma lì i tifosi del Francavilla hanno avuto la possibilità di vedere la partita? Ah, perché tu dici sono gelati con la Vastese, che sono del Termoli, che, ho capito, tu vuoi fare proprio l'equazione lunghissima. La doppia transitiva, sì. La doppia transitiva. Certo. certo. Comunque, Andrea, ottima notizia il ritorno di Fofanà, che non può essere al 100%. Però insomma in questa categoria ha giocato le prime tre partite, poi non c'è stato più per infortunio. È chiaro che in tempi di mercato recuperare Fofanà è come se il Francavilla avesse fatto un acquisto, visto che insomma si è dovuti sopperire ad una mancanza così importante lì davanti, magari giocando con Zerbo che non è un centravanti, ogni tanto ha giocato Galli, però il recupero di Fofanà è chiaramente determinante per il Francavilla. Il presidente Candeloro ha annunciato che qualcosa di importante si farà in quest'ultima settimana di mercato, quindi noi aspettiamo ulteriori movimenti del Francavilla. Però se Fofanà dovesse tenere fisicamente, non dovesse avere altri contrattempi, questo è davvero un gran bel acquisto per il Francavilla.
A proposito, hai parlato del presidente Candeloro, che oggi al termine di Diretta Stadio noi abbiamo intercettato telefonicamente, ci ha parlato della situazione stadio, per fortuna in via di risoluzione. Oggi il Francavilla ha giocato a Vasto, ma ha annunciato che insomma prestissimo, dalla prossima, si tornerà, adesso non sarà subito, però si tornerà a giocare al Valle Anzuca. Lo ascoltiamo. Pareggio che la soddisfa, che lascia un po' di amaro in bocca. Ci sono due cose positive oggi. Una è che scontiamo questa emigrazione un po' forzata e un po' voluta, perché pare che dalla prossima volta avremo l'agibilità e potremo tornare a casa nostra, a Valle Anzuca. E la seconda cosa positiva è il tocco del Jaguaro, pochi minuti, ma insomma il tocco si è visto, e speriamo che questo nostro grande acquisto già acquistato dia i suoi frutti a partire dalla prossima. Dal fronte mercato c'è da attendersi altro prima della fine dell'anno? Ci sono movimenti, sì, anche se il nostro mercato, come sapete, ha più valore per quello che abbiamo, che non abbiamo potuto mostrare, perché quello che arriverà, però arriveranno anche, credo, un nome di spicco degli under di valore, quindi sono molto fiducioso anche da quel punto di vista. Tutto risolto con il sindaco, presidente? Tutto risolto, potevamo far prima, però meglio tardi che mai. Perfetto, ci fa piacere insomma che è tutto risolto. Il presidente Candeloro, che è stato ospite la settimana scorsa proprio qui nei nostri studi, insomma a distanza di una settimana abbiamo potuto dare finalmente la parola fine a questa vicenda, a questa querelle. Dunque il Francavilla potrà di nuovo giocare nel suo nuovo stadio. Andrea, guarda questo messaggio. Ma può essere? Secondo te può essere? Può essere la famiglia Petrella che intendiamo noi? Io spero di sì. Da Prato la Peligna? Forse stanno aspettando anche il servizio dei Nerostellati, però gli facciamo i complimenti, perché se sono loro dobbiamo sono dire loro, che Mirko Petrella ieri ha steso la Ferrarpi Salò con una doppietta. Purtroppo sempre qualche acciacco di troppo, però quando gioca è folgorante. E Mirko, che è in una squadra dai grandi nomi come Bracaletti, come Armà, riesce a ritagliarsi uno spazio importante e a fare gol pesantissimi. Ricordiamo anche la doppietta a Vicenza, ieri questa doppietta ha segnato altri gol. Purtroppo per lui è saltato proprio la gara contro il Teramo, buon per il Teramo per come sta giocando e segnando, quindi complimenti a lui e ricambiamo gli auguri della famiglia Petrella da Pratola. Se altrimenti alla famiglia Petrella gli facciamo comunque, che ci ha scritto, gli facciamo comunque gli auguri davvero. Lo stesso, assolutamente. Lo stesso. Sì. Vediamo l'episodio da Moviola prima di andare in pubblicità per l'ultima volta, poi chiuderemo con l'Aquila e il Nero Stellati. I servizi dell'Aquila vittoriosa con la Jesina e del Nero Stellati che è caduta ad Agnone. Il contatto tra Micciche e Prosmans, su cui ha protestato, eravamo sullo 0-0, ha protestato il Francavilla. C'è calcio di rigore? Secondo me no. Mi permetto di dire. Hai detto benissimo. Fabio? Ha accentuato la caduta. Sì, Andrea? No, assolutamente no. Non c'è calcio di rigore. Ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale. Al rientro l'Aquila Jesina. Eccoci rientrati. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Vediamoci la vittoria netta dell'Aquila. 3-0 contro la Jesina. Germana Dorazio. Ultima gara del 2018 tra le mura amiche allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, che ha visto l'Aquila Calcio vincere 3-0 contro la Jesina. Il poco pubblico ma caloroso ha potuto assistere alla tripletta di Padovani, che ha realizzato le sue prime tre reti della stagione. La gara è stata a senso unico, con i rossoblù che hanno avuto un solo brivido al 44esimo del primo tempo, quando Trudo, con una grande botta sul 2-0, ha colpito il palo. Per la cronaca, l'Aquila si vede al decimo. Sulla fascia destra, Sieno serve Boldrini in aria, ma Bolletta è bravo a mettere in angolo. Un minuto dopo arriva la prima rete di Padovani. Angolo di Boldrini e l'attaccante rossoblù insacca di testa. Al 21esimo si vede la Jesina con una gran botta di Anconetani, che viene respinta in angolo da Farroni. La gara però è tutta di marca aquilana. Al 28esimo arriva il raddoppio, sempre dalla fascia destra. Boucher mette in mezzo per la scivolata vincente di Padovani.
Nella ripresa subito in evidenza all'Aquila. Rucci ruba la palla in mezzo a due avversari e poi lancia dal limite con Bolletta che rimedia respingendo in angolo. Al 15° Padovani sigla la sua terza rete. Azione combinata tra Assieno e Rucci con l'attaccante che finalizza. Dopo 3 minuti l'Aquila è vicina al quarto centro, ma Boldrini non riesce a beffare il portiere Bolletta, che era fuori dai pali. Al 28° il primo dei due gol annullati dall'arbitro per fuori gioco. Padovani, assist per Ibe, che si trova al di là dei difensori marchigiani. Brivido per la difesa jesina con Bolletta che svirgola la palla, ma Ibe colpisce il palo. Solo al 36° si vede la jesina con Zanini che dal limite impegna Farroni. Infine al 48° la seconda rete annullata per fuori gioco e rossoblù. Marra in mezzo per Sieno, ma per l'arbitro è da annullare. Cerchiamo di mettere a loro agio i ragazzi nei propri ruoli, nei ruoli migliori dove possono dare il massimo, e quindi avevamo capito che già da Pineto forse lui in quella posizione ci può dare tantissimo, ma muovendosi come sa lui, perché si può anche allargare e dare spazio ai due attaccanti che si possono buttare dentro tra le linee della difesa. Abbiamo sofferto un po' il gioco dell'Aquila in generale, perché sapevo che partiva bene da dietro, l'Aquila è una squadra organizzata, a mio avviso aspettare la squadra dietro e difenderci dietro facevamo proprio il gioco dell'avversario. Ho provato a rischiare cercando di prendere l'avversario alto, e quando ci siamo riusciti anche in delle circostanze siamo andati anche al tiro, abbiamo creato anche qualcosa al primo tempo. Poi purtroppo con i giocatori di qualità che all'Aquila nelle ripartenze è stato micidiale. Non solo Boldrini, ma come avete visto anche altri giocatori. Una rosa ampia all'Aquila di qualità, di tutto rispetto per la categoria, quindi complimenti all'Aquila. E complimenti all'Aquila davvero, perché insomma, nonostante i tanti problemi e alcuni giocatori che sono andati via, oggi ha fatto un solboccone della jesina. Grande Padovani, senza Valenti arrivano più palloni, era troppo egoista Valenti, ci scrive un amico tifoso rossoblù. Prima di andare ad analizzare il momento dell'Aquila, e poi chiederò anche ad Andrea Costantini insomma di questo nuovo CDA, vediamo i due gol annullati. Io ho intravisto il primo, adesso non me ne voglia l'assistente, ma è insomma, questo è il pallone di Padovani per Ibe. Per essere fuori gioco dovrebbe essere Ibe davanti alla linea del pallone, penso che sia 6 o 7 metri dietro. Mi date o sono io che la vedo male? Scusami Jacopo, ma potrebbe essere fuori gioco precedente? Io ora vediamo, torniamo indietro per toglierci insomma questo dubbio? Beh, credo neanche di qui. No, neanche credo qui. Di no, e poi ancora meno dubbi probabilmente su questo, cioè su questo tocco, insomma vabbè. Poi vediamo l'altro episodio, per fortuna non è cambiato nulla, perché poi in realtà l'Aquila aveva già messa in ghiaccio da tempo la partita, ci mancherebbe, stava già vincendo, quindi sarebbe stato solo arrotondare il risultato, che è già ampio. Vediamo un po' l'azione, la vediamo con questo passaggio sulla destra. Intanto dall'Aquila dicono tutti a Vasto, perché domenica prossima ci sarà un Vastese l'Aquila davvero da non perdere. Ecco, forse qui probabilmente questa posizione mi sembra di offside. Vediamo il momento in cui parte il pallone, anche in questo caso ancora avanti, qui mi sembra che il giocatore dell'Aquila sia un po' più avanti. Nettamente. Siete d'accordo tutti? Sì, sì. Andrea? Evidente. Sì, sì, okay. Sì. Oh, vediamo, dunque 3-0, abbiamo visto il poco pubblico che c'era sugli spalti per l'ultima partita in casa del 2017 dell'Aquila, Andrea, ma è un pubblico, se vogliamo, a cui bisogna comunque, di fronte a cui comunque bisogna togliersi il cappello. Perché insomma c'è questo nuovo CDA, si attende entro mercoledì la seconda mensilità, perché una è stata pagata. Insomma, quali sono le prospettive da qui in avanti per l'Aquila? Bella domanda. Io mi sono espresso un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Tu hai detto, quando si comincia a parlare di certe cose, sì, vuol dire che è la fine, se non ricordo male.
Sì, quando si comincia a parlare di collette dei tifosi, che sono davvero gesti bellissimi sicuramente da mettere in evidenza, però poi se noi pensiamo al futuro di quella società, solitamente quando si arriva a questi gesti molto belli, da libro cuore, però sono un po' il preludio a una fine. Ora c'è questo nuovo CDA, è uscito di scena Ranucci, che è l'amministratore unico storico, che c'era già da diversi anni. Ora c'è questo nuovo CDA composto da tre elementi, da tre consiglieri. Vediamo, è stata pagata una mensilità, se ne aspetta un'altra, però sono andati via due elementi importanti. Se ci fossero maggiori premesse per fare bene, magari questi giocatori sarebbero rimasti. Siccome evidentemente si è ancora nell'incertezza, allora ecco, il Valenti di turno ha preferito andare in un'altra squadra dove aveva maggiori garanzie. Non so, è molto difficile. Io sono complessivamente scettico, di più non posso dire, perché poi questo CDA è all'opera e se loro riescono a trovare la quadra per far andare avanti questa stagione, meglio per l'Aquila, e buon per il campionato, buon per i tifosi aquilani. Però i segnali che sono arrivati fino a questo punto non sono segnali positivi, e finché non si vedono situazioni concrete, future, è difficile parlare di prospettiva e di progetto del calcio all'Aquila. Qui bisogna vivere purtroppo la giornata, e i primi a pagarne le conseguenze sono l'allenatore, lo staff tecnico e i giocatori. C'è quest'ultima settimana di mercato, può ancora succedere di tutto, perché se non arrivano determinate garanzie, magari altri giocatori chiederanno di andare via e poi saranno dolori. Quindi è difficile. Io ripeto, complessivamente sono scettico, perché quello che si è visto in questi 2-3 mesi mi porta a fare queste considerazioni. Dovranno essere loro poi a smentire, a dare questa inversione di tendenza. Assolutamente. Ovviamente continueremo a seguire la situazione dell'Aquila. Intanto abbiamo visto anche le interviste e Andrea mi è venuto un flash, perché abbiamo visto, era squalificato Battistini, l'allenatore in seconda, che Federico Giampaolo dovrebbe conoscere molto bene, perché insomma Renato Greco faceva parte della batteria di attaccanti dove c'era Dario Di Giannatale, Federico Giampaolo, Renato Greco, li ricordo abbastanza bene. Era l'anno di 96-97 degli Orossi, se non degli Orossi. Esatto, sì. Lui, Greco, era un giocatore bravo, un centravanti che faceva giocare molto bene la squadra. Centravanti di manovra. Centravanti di manovra, sì, esatto. Era bravo a fare le sponde, era intelligente. No, ricordo che non partiva sempre titolare, anzi era più che altro un'alternativa in corso d'opera, esatto, ricordo bene. Esatto. Però fece un grande campionato, un giocatore che era intelligente tatticamente. Maglia numero 7, ricordo anche la maglia di Renato Greco. Pensa tu. Va bene. Andrea, volevi dire qualcosa? No, io fremo, perché vorrei fare delle considerazioni con Federico Giampaolo, perché visto che siamo con uno dei leader in assoluto nella maglia biancazzurra del Pescara, miglior marcatore. Te li faccio fare dopo, fammi mandare il servizio di Agnonese. Ok, io fremo solo per quello, insomma. Fammi mandare il servizio di Agnonese Nero Stellati, vittoria per l'Agnonese 2-0, vediamo il servizio. L'Olimpia Agnonese esce vittoriosa da quello che è il suo fortino, il Civitelle, battendo 2-0 i nerostellati. Un Agnonese dai due volti un primo tempo in sofferenza, dove i granati non riescono ad emergere. Tutt'altro volto nella ripresa, dove viene fuori il carattere granata che rifila le due reti firmate da due agnonesi doc. La prima occasione la notiamo al quinto minuto di gioco ed è questo traversone di Litterio che viene allontanato da Parente. Al quarto d'ora la conclusione di Margarita va alta sulla traversa. Al 22esimo minuto ancora Margarita va a servire Barbosa che manda al lato. Arriviamo al 29esimo minuto, il tentativo questa volta è di Niang dalla distanza, ma il risultato resta ancora fermo sullo 0-0. Al 31esimo vediamo gli ospiti da calcio piazzato con Vitone che indirizza verso la porta, ma la palla è deviata in angolo da Cassese. 38esimo minuto, l'occasione più ghiotta della prima frazione di gioco è proprio questo calcio piazzato di Margarita, che però fa solo tremare la traversa. Ed è così che a reti inviolate si guadagnano gli spogliatoi. Al ritorno in campo il volto della gara cambia. Nei primi 10 minuti si fa notare l'incisività dei nerostellati.
Al quinto minuto Rullo rinvia di testa ma si trasforma in un buon assist per Magzawi, ma Faiella para. All'ottavo minuto cross di Vitone riceve un compagno di testa che manda però di poco fuori. Al quindicesimo Giglio innesca Santoro che lotta a più riprese con Parente che però ha la meglio. Ed è proprio ora nel momento migliore dei nerostellati che l'Agnonese passa in vantaggio con Di Lollo e ovazione per lui dal Civitelle. L'Agnonese galvanizzata dal vantaggio al 27esimo conquista anche il raddoppio siglato da Capitan Litterio. Al 31esimo dall'angolo riceve per i nerostellati Del Gizzi che va a servire Bizzidu che colpisce di testa ma manda alto. Con il calcio piazzato di Vitone al 43esimo, che termina tra le braccia di Faiella, si rinconclude l'incontro. L'Agnonese conquista punti importantissimi, ma con la consapevolezza di dover fare sempre meglio. Vittoria per l'Agnonese. Fabio, ogni settimana che passa, diciamo, chissà se è troppo tardi per il Nero Stellati, però insomma se n'è andato un girone. E vediamo la classifica, 4 punti mi sembrano veramente troppo pochi per poter pensare di iniziare una rimonta. Guarda, come dicevo domenica scorsa, la matematica finché non ti condanna è giusto che tu sì. Devi dare tutto quello che hai fino alla morte. Io prima ho letto un messaggio sull'allenatore dei Nerostellati. Io penso che se i Nerostellati hanno una sola possibilità di salvarsi, ce l'hanno con Di Marzio. Quindi mi auguro che la società non faccia mai questa scelta, perché è un ragazzo a posto, preparato, e se si sono fatti degli errori all'inizio probabilmente forse non è colpa sua. Adesso c'è da lottare, vediamo dove arriveranno, sicuramente sarà molto complicata. Vediamo il prossimo turno, intanto c'è stato il vantaggio del Milan contro il Bologna, gol di Bonaventura. Ecco la prossima giornata che chiude il 2017 e il girone d'andata: Jesina Campobasso, Matelica Avezzano, Monticelli Francavilla. Andrea, vogliamo dare insomma in esclusiva, diciamo, chi ci andrà a Matelica, visto che no, non mi sente Andrea Costantini. Poi diamo anche l'inviato sì. di Matelica Avezzano, così magari iniziano a... Ci sono. Ah, ecco, dicevo, vogliamo già svelare chi sarà l'inviato di Matelica Avezzano? Cioè, ma l'avevo già detto la settimana scorsa. Ah, l'avevamo già detto? Sarai tu. Vediamo se porto bene, come sì. Hai fatto tu, Andrea. Da noi, lo dico a Federico Giampaolo, c'è cioè questo fatto del portafortuna. Paolo Renzetti portafortuna alla Vastese, Andrea Costantini per esempio portafortuna alla Avezzano, e vediamo adesso se io messo alla prova. Peraltro domenica, Andrea, sarà un super diretta stadio Abruzzo del pallone tutto insieme, perché ci sarà anche Pescara Novara alle 17:30. Sarà il piatto forte, perché Zeman si gioca la panchina. Esatto. Monticelli Francavilla, Nero Stellati Fabriano, Pineto Recanatese, San Nicolo San Marino, San Giustese Agnonese, Vastese L'Aquila, altro super match che chiude la giornata di campionato. Bispesaro Castelfidardo, con, sapendo già chi è il campione d'inverno, qual è la partita che stuzzica maggiormente Fabio Montani? Ma guarda, forse il derby abruzzese, Vastese L'Aquila? Sicuramente potrebbe essere, sì, la più affascinante. Per quanto riguarda l'Avezzano, con che spirito deve andare a Matelica? Ma io penso che l'Avezzano, che abbiamo visto negli ultimi mesi, è una squadra che secondo me può giocare tranquillamente la pari del Matelica. Secondo me, siccome giocano a calcio tutti e due, potrebbe uscire fuori una bellissima partita, che ci sono dei valori tecnici veramente di assoluto valore per la categoria. Quindi credo, faccio il tifo per il mister, per la squadra abruzzese, perché così magari si può dare anche nuova linfa al campionato. Certo. Questa è la 17ª giornata. Noi ovviamente, per la gioia di tutti i nostri tecnici, a partire da Maurizio Daguida, Claudio Di Giacomo, Silvio Gentile, che ringrazio tutti perché come al solito, come ogni domenica, sono stati fantastici, così come tutti i nostri inviati, Roberta Di Sante, Ania Cantagalli, Paolo Renzetti, ringrazio tutti perché sono meravigliosi. Ogni settimana avremo una domenica pienissima, la prossima vi racconteremo la domenica di sport abruzzese dall'inizio fino alla fine, ma adesso Andrea ti lascio alle curiosità che vuoi soddisfare con Federico Giampaolo.
partendo probabilmente anche dalla classifica del Pescara che possiamo già mandare. Io prima però un minuto, come Federico Giampaolo vive questa, immagino che tante volte sarà stata chiesta, sarà stata fatta questa domanda, però come vive questa fratellanza, no? con Marco Giampaolo, perché nel calcio è una famiglia la vostra che ha fatto tantissimo, perché come calciatore Federico è leader dei marcatori del Pescara, ha avuto una carriera straordinaria, ha passato anche per la Juventus ma anche nel Bari, sono state tappe eccezionali della sua carriera. Ora Marco si sta facendo non conoscere perché allena da tanto tempo ad alti livelli, ma sta vivendo una nuova fase straordinaria della sua carriera di allenatore. Federico è in ascesa perché con l'Avezzano sta facendo grandi cose. Come vive questa fratellanza appunto con Marco? Poi magari entriamo un po' più nel discorso Pescara. Sono felicissimo perché all'inizio diciamo che il fratello famoso ero io, no? Lui era, come calciatore, era un giocatore sulla media, sulla sufficienza, per cui quando si diceva Giampaolo si ricordavano sempre di me, adesso invece è il contrario, ma io sono felicissimo perché lui sta facendo una carriera straordinaria, una carriera dove ha fatto veramente la gavetta, è un allenatore, uno dei più bravi secondo me come preparazione alla partita, come gestione, per cui sono veramente contento che si possa prendere tutte queste soddisfazioni che sta avendo. E magari un giorno Federico Giampaolo arriverà alla panchina del Pescara, e io voglio chiedere insomma a Federico Giampaolo di dirci cosa pensa di quello che sta vivendo Zeman e che sta vivendo il Pescara. Chiaro, uno sguardo che viene dato dall'esterno, ma è uno sguardo doc, no? Come quello di Federico. Io penso che bisogna continuare su questa strada che il Pescara ha intrapreso con il mister Zeman. È normale che i risultati non stanno dando, diciamo così, ragione alla scelta della società, però non c'è da dimenticare che Zeman è un signor allenatore dove ha bisogno, secondo me, ancora di fiducia, perché è un allenatore che in Serie B ha fatto sempre la differenza. Sappiamo benissimo che il campionato di Serie B è lungo, c'è la possibilità di riprendersi, basta veramente infilare 2-3 partite positive che il Pescara si trova in zona playoff, dove penso che la società abbia detto che è l'obiettivo che vogliono raggiungere, per cui penso e spero di continuare a vedere Zeman nel Pescara, perché ripeto, è una garanzia, è un allenatore che fa giocare bene, è un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore. È normale che adesso non c'è questa alchimia giusta, però con il lavoro secondo me il Pescara potrà sicuramente tornare a una classifica molto più importante. L'ultimissima per quanto mi riguarda, siccome questa squadra, questo Pescara, soffre di questi blackout clamorosi, no? Sì. Delle mezz'ore in cui la squadra va in bambola, prende gol, anche 10 minuti come è successo a Cesena, ecco, dall'esperienza di Federico Giampaolo, di allenatore ora ma anche di giocatore, queste situazioni come si superano? Zeman, secondo Federico Giampaolo, ha gli strumenti per poter far superare queste crisi che arrivano in dei momenti della partita e che fanno sì che il Pescara prenda delle imbarcate? Ma io penso di sì, perché poi è Zeman che allena la propria squadra, vede i propri giocatori giorno dopo giorno. Di conseguenza troverà sicuramente il modo e la situazione per migliorare appunto questi, come ho spesso sentito, questi cali di concentrazione che la squadra ha, però sappiamo anche che Zeman è un allenatore particolare, nel senso che non ha mai gestito nella sua carriera le partite, perché dà appunto alla squadra una propria mentalità, una propria identità di gioco. Per cui deve essere bravo un attimino a capire, ad avere una squadra più equilibrata, perché effettivamente quando passi in vantaggio di 2 gol spesso accade che viene raggiunta, e lì c'è bisogno un attimino di aggiustare qualcosa. Però sappiamo tutti che Zeman, la sua mentalità è quella, ci ha costruito una carriera, ci ha costruito dei successi, per cui è giusto che vada avanti con il suo pensiero, però cercare
cercando appunto di trovare, diciamo, quei giusti equilibri per non far accadere, diciamo così, più queste situazioni dove il Pescara va in vantaggio e poi viene sempre raggiunto. Insomma, Federico Giampaolo, fiducioso che il Pescara possa... Ma io penso di sì, perché la squadra ce l'ha, giocatori di qualità, una squadra giovane, per cui alla fine troverà sicuramente la soluzione migliore. Grazie ad Andrea per le domande a Federico Giampaolo, lo saluto, grazie Andrea in redazione. Ciao, buonasera a tutti. E riprendendo la tua prima domanda a Federico Giampaolo, Materica Vezzano, Sampdoria Sassuolo, il compito più difficile ce l'ha Federico Giampaolo per la settimana ovvio, prossima. Normale, normale, sì. Ma noi andremo a fare la partita come sempre, voglio dire, grande rispetto per il Materica, però non dobbiamo aver paura di nessuno, grande rispetto, la squadra, ripeto, sta bene, abbiamo fatto un passo falso, l'importante è che riprendiamo la nostra corsa, sapendo che affrontiamo una squadra forte, però giocheremo la nostra partita. Grazie a Federico Giampaolo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie alla Vezzano Calcio che è stata disponibilissima. Grazie a Fabio Montani. Ciao Fabio, ci vediamo settimana prossima. Grazie ad Andrea Costantini in regia, Maurizio Daqui, a tutti quelli che hanno lavorato con noi, per voi, per proporvi anche questa settimana l'Abruzzo del pallone che torna domenica prossima, ma non sarà alle 19.30 perché andremo avanti tutto il pomeriggio per raccontarvi tutto lo sport abruzzese. Buona serata.